In Somalia i droni americani uccidono uno dei leader dei terroristi Al-Shabaab. Intanto cresce l'impegno dei militari italiani nell'addestramento delle forze di Mogadiscio che cercano di contrastare il dilagare di Al-Qaeda nell'area. Gli inviati sono Marilu Lucrezio e Stefano Belardini. È conosciuto con il nome di battaglia, Anta Anta, il mago degli ordigni, esperto nel preparare cinture esplosive per i kamikaze, uno dei leader degli Shabab somali, la cellula terroristica legata ad Al-Qaeda. È stato ucciso mentre era in auto. Un razzo lanciato da un drone americano lo ha colpito nel sud della Somalia. L'ultimo attacco degli Shabab in Kenya, al centro commerciale, è finito in un bagno di sangue. Gli Shabab sono una minaccia non solo per noi, ma per il mondo intero, anche per voi. A Mogadiscio l'incontro con il capo di Stato Maggiore della Difesa, l'ammiraglio Binelli Mantelli. L'Italia è al fianco della Somalia nella lotta al terrorismo islamico. I nostri militari, una quarantina, fanno parte della missione europea di addestramento delle forze di sicurezza locali. Negli ultimi due anni sono stati formati 3.600 uomini. Dal prossimo gennaio la missione verrà trasferita qui, in questa vasta area super protetta di Mogadiscio, e il capo sarà un generale italiano. Come possiamo noi contribuire, noi Italia, rinforzare le iniziative dell'Unione Europea, rinforzare la cooperazione bilaterale tra Italia e Somalia, e in questo senso l'Italia deve e può agire come catalizzatore e